Andiamo in pedana allora con Assunta Legnate al suo primo tentativo e il lancio di Desordio in quella che è la sua specialità. Insieme a lei c'è Nadia Checchini. È tutto pronto qui all'Olympic Stadium, attende il momento di Assunta Legnante nella sua gara. Via con la traslocazione. Forza Assunta. Eccolo qui, l'urlo di liberazione per Assunta Legnante, è un lancio lunghissimo. Lunghissimo, forse addirittura sopra il primato del mondo di 15,89 stabilito proprio da Assunta qualche settimana fa. È davvero una liberazione, forse un lancio sopra i 16 metri addirittura. Aspettiamo la valutazione per quello che potrebbe essere un lancio da ipoteca su questa finale di peso. Assunta Legnante ritorna. 16,74 è un lancio da primato del mondo. Assunta Legnante, prima posizione, ipoteca sull'oro. Ultimi 500 metri per i fratelli Ivano e Luca Pizzi, sono segnalati con un ottimo tempo, vi ricordiamo che fino a questo punto in classifica guida la coppia irlandese James Brown e Damien Cho con 31,13. Sì, in questo momento però sono arrivati gli spagnoli con il migliore intermedio, quindi passano in testa gli spagnoli con il secondo irlandese e il terzo sorpresa grandissima del francese. Stanno per chiudere i 24 km corrispondenti ai tre giri del circuito di Granseggi, fratelli Pizzi, adesso ci sono i canadesi che tagliano con le 31,35, finiscono al terzo posto, quindi subito dopo gli irlandesi, ma attenzione, ci sono i fratelli Pizzi sul retino finale, 30,47, 30,48, 30,50, sono secondi, argento per i fratelli Ivano e Luca Pizzi, grande, grandissima prova Pierangelo. Sì, grandissima prova dei fratelli Pizzi, rimonta perché all'inizio erano passati con intermedi leggermente più alti, con i francesi fortissimi. Tornate ancora a Brandsac, siamo sulla direttura d'arrivo con Alessandro Zanardi, vedete che sta operando il forcing finale, Alessandro Zanardi deve attendere per sapere il suo verdetto conclusivo, taglia adesso il traguardo, il tempo è molto buono ma abbiamo bisogno del riscontro con Mosdal, De Cler, Van Dijk e Oz Sanchez e Van Dijk, che sono soprattutto i due competitors più temibili per Alessandro Zanardi. Sì, fantastica la prova di Alex, però attenzione che stiamo vedendo gli ultimi 100 metri, Van Dijk e Sanchez, il tempo da guardare quello di Sanchez, l'americano. Attenzione, Sanchez chiude in 25,35, terzo e 26, e a questo punto possiamo dire che Alessandro Zanardi, aspettiamo la comunicazione ufficiale, ma dovrebbe essere oro. Attenzione perché Zanardi ha fatto un fantastico 24, 50 e 22. Aspettiamo la comunicazione ufficiale del tempo di Van Dijk e di Sanchez, ma lo ripetiamo quasi certamente, Alessandro Zanardi dovrebbe aver conquistato la medaglia d'oro. Adesso arriva la conferma, attenzione, Alessandro Zanardi con 24, 50 e 22 medaglia d'oro. Al secondo posto si è inserito il tedesco Mosnal con 25, 17, 40 e Sanchez 25, 35, 26. Clamoroso il sudafricano Dick Ernst, Van Dijk è fuori dal podio. Dopo 21 anni Alessandro Zanardi, il bolognese, torna a trionfare, a vincere qua a Brands, l'aveva fatto nel 91 da praticamente esordiente, strappando una pole e poi il conseguente successo a un futuro campione del mondo come Damon Hill. E siamo alla premiazione della H2, ancora a prova cronometro, eccolo Vittorio Podestà, terzo classificato alle spalle di Walter Ablinger e di Heinz Frey, premiato dal presidente del CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancalli. Affettuoso scambio e non potrebbe essere altrimenti, di battute e complimenti, tutta la gioia di Vittorio Podestà per questa bellissima medaglia di bronzo. Il casco protettore e la mantella che ricopre la carrozzina e le gambe, pronti per questo
assalto, potrebbe decidere il bronzo per Matteo. Si difende bene, attacca e c'è la medaglia di bronzo di Matteo Betti. Bronzo per il senese, contrada del Nicchio, 26 anni, la sua prima medaglia paralimpica. Il gradino più alto della sua carriera agonistica raggiunto qui a Londra 2012 con Fabio Giovannini che sale sulla pedana e lo va a abbracciare. E allora noi aspettiamo ancora qualche secondo prima di ridarvi la linea e poi ve lo faremo ascoltare. Felice e contento sicuramente per questo bronzo paralimpico. Adesso la stretta di mano con tutta la serie dei giudici e poi ovviamente ci sarà la stretta di mano con Yusupov, Artur Yusupov, dopo il saluto all'Excel Arena. Eccolo qui, portato in braccio in trionfo da Fabio Giovannini. Matteo Betti conquista questa prima medaglia a Londra per la scherma azzurra e Fabio Giovannini chiama sul palco tutta la squadra. Stavolta la partenza è valida, è partita non benissimo Martina Caironi, forza Martina adesso uscire in questo finale di gara, si affianca in questo momento a Jana Schmidt, Kelly Cartwright lì dietro, Martina Caironi è avanti in questo finale di gara, 10 metri, 20 metri alla conclusione, ancora Martina Caironi che va verso il traguardo, 15.88, nuovo record del mondo, medaglia d'oro per l'Italia, grandissima Martina che non ha patito la tensione, non ha patito l'attesa, non ha patito la riattesa, perché questa partenza si è vissuta tre volte, è partita non benissimo ma poi è riuscita nel finale già da metà gara a portarsi avanti e a stendere giù un 15.88 che diventa 15.87, un paio di centesimi meglio, nuovo record del mondo e seconda medaglia d'oro per l'Italia quest'oggi. Yegor Dementiev ai meno 100 metri comincia a rialzarsi, va a vincere a braccia alzate questo oro nella 80 km. Yegor Dementiev brizza il crono di ieri, attenzione, velocissimo, è riuscito a mantenere il vantaggio il cinese Liu che è argento, poi Pittacolo, attenzione, Pittacolo è bronzo, il nostro Michele Pittacolo strappa il bronzo precedendo sul traguardo il brasiliano Svide, figlio Alberto Svide. 180 metri con in testa Roberto. Attenzione, c'è Roberto Barni in testa che riesce a prendere Roberto qualche metro rispetto agli avversari. Attenzione Barni, ormai non lo prendono più. Barni è medaglia d'oro, Roberto Barni! Grandioso Roberto Barni! Duce rossa ancora per Alessio Sarri. 12° punto, meno 3 per il bronzo. Si difende, attacca, qui ancora attenzione e il punto viene assegnato ancora al russo, 12-6, non c'è contestazione in questo caso da parte di Sarri. 13-6, l'urlo, guardate con quanta grinta libera la propria tensione, la grinta di Alessio Sarri, vicino al gradino più alto della sua carriera agonistica, vicino a quello che è la medaglia di bronzo paralimpica, 14-6. Ancora si difende il russo nel tentativo di recuperare, 14-7. Un punto per il bronzo, sincronia, punto per Alessio Sarri, 15-7, medaglia di bronzo, è la seconda consecutiva per l'Italia alla Paralimpiade di Londra.